Ciao a tutti, siamo qui sulla spiaggia questa mattina, un po' dopo l'alba, per provare questa macchina, la Sony ZV-E10, con una stabilizzazione fatta in post-produzione con Gyroflow. E per fare queste riprese insieme a me stamattina c'è Alessia. Un saluto, Ale. Ciao. Andiamo a vedere come questa stabilizzazione in post si applica su riprese fatte disabilitando la stabilizzazione all'interno della ZV-E10. Gyroflow è un software che di solito viene utilizzato per la stabilizzazione di immagini girate con i droni FPV. In questo caso andremo a creare un profilo ad hoc per la macchina, la Sony ZV-E10, e la lente che ho utilizzato per fare queste riprese, che è il 24-1.4 G Master. Per poter utilizzare al meglio la stabilizzazione di Gyroflow è necessario scaricare un target di calibrazione che consiste in una sorta di scacchiera che poi io andrò a riprendere da varie angolazioni con la stessa camera, la Sony ZV-E10, e la lente, il 24-1.4 G Master. La calibrazione può essere fatta sia in automatico sia in manuale andando a scegliere alcuni punti specifici di questa ripresa fatta alla scacchiera. Questa seconda opzione ha funzionato meglio nel mio caso e quindi sono andato a salvare il mio profilo della lente Sony 24-1.4 con la ZV-E10 e andrò a utilizzarla per il footage che ho girato con la camera stamattina insieme ad Alessia. Questa calibrazione che ho fatto del 24-1.4 G Master l'ho anche inviata agli sviluppatori di Gyroflow perché non era nell'elenco delle lenti che si potevano utilizzare, quindi questo potrebbe tornare utile a qualcuno che decidesse di utilizzare la stessa macchina, la E10 Sony, insieme al 24-1.4. Adesso andiamo a caricare un'immagine, la prima girata all'interno di Gyroflow, e voglio farvi vedere la differenza tra la ripresa senza la stabilizzazione e quella stabilizzata. Quella non stabilizzata è così. Si vede chiaramente che la ripresa è decisamente mossa. Adesso vi faccio vedere la stessa ripresa con l'applicazione di settaggi di default. Faccio vedere sia con sia senza. Come si può vedere c'è una grande differenza. Utilizzando la camera a mano libera, ovviamente all'inizio e alla fine della registrazione ci sono delle imperfezioni, soprattutto a fine registrazione, come potete vedere da questa curva, c'è sempre una parte che nella ripresa andrà tagliata. Il software cerca di interpretarla in ogni caso perché non può sapere quello che stiamo facendo e quindi tende ad aumentare il fattore di crop, quindi noi andremo a tagliare sempre sia la parte iniziale che la parte finale. In più, in riprese di questo tipo, dove non abbiamo una necessità specifica, andrò a cercare il punto buono anche dal punto di vista dell'inquadratura e quindi inevitabilmente anche un pochino più stabile di suo. Questa impostazione che vedete qui in alto, 1,31, è un valore assolutamente eccessivo che io posso portare, vado a 0,72 e vi faccio vedere la stabilizzazione. Il crop è ancora inferiore. Faccio vedere di nuovo con e senza la stabilizzazione. Ma addirittura si può scendere ancora di più. Andiamo su un valore di circa 0,3 e inseriamo la stabilizzazione.
Il risultato in questo modo è molto naturale, non dà la sensazione di essere ripresa col gimbal, ma sembra una camminata molto pulita di quelle che si potrebbero vedere in un film. Ma possiamo anche decidere di mettere un valore intermedio e avere una stabilizzazione ancora più precisa. Guardate la differenza, che è sostanziale. Proviamo a prendere un'altra immagine. Come si può vedere, anche qui la curva nella parte finale va a impennarsi, ma noi non dobbiamo prendere la parte iniziale e la parte finale dell'immagine. Vediamo come si applica la stabilizzazione. Assolutamente perfetta. Guardiamo il risultato senza. Incredibilmente più mossa. Anche qui possiamo provare a variare i valori della smoothness. Mettere un valore molto basso di 0,25. Applichiamo l'effetto. In questo caso, probabilmente, visto che c'è già un movimento particolare da sinistra verso destra, mettiamo un valore più alto. Si può vedere chiaramente come c'è un maggiore fattore di crop, ma non abbiamo bisogno di andare così avanti per avere un buon risultato. Anche qui potremmo decidere di prendere un punto un po' più avanzato. Non abbiamo bisogno di una clip lunghissima. E questo era senza stabilizzazione. Proviamo con un'altra clip. Qui c'è un forte avvicinamento e quindi il software tende ad avere un maggiore fattore di crop. Tagliamo anche qui un po' l'inizio, un po' la parte finale. Questa era abbastanza stabile anche di suo, quindi non ha guadagnato troppo. Possiamo infatti abbassare un po' il valore della smoothness. Proviamo adesso con un'immagine abbastanza diversa. Anche qui possiamo tagliare la parte iniziale, cominciare dalla camminata, e ovviamente andiamo a togliere anche la parte finale come abbiamo fatto in precedenza. Vediamo senza l'applicazione dell'effetto. Adesso stiamo a 0,25, potremmo portare a un valore direttamente un pochino più alto, visto che c'è una camminata abbastanza lunga. Vi faccio vedere l'intera camminata senza l'applicazione dell'effetto. E questa è con l'applicazione dell'effetto. Adesso ve le faccio vedere affiancate. Il risultato è assolutamente molto naturale e con la stabilizzazione in camera, anche con l'Active, non saremmo mai riusciti a ottenere un risultato di questo tipo. Tra l'altro, la stabilizzazione con l'utilizzo dell'Active fa sì che il fattore di crop sia molto molto superiore. Adesso, se io vi faccio vedere da questa immagine, la differenza è assolutamente minima. Sarà un crop del 10-15%, non di più. Adesso voglio farvi vedere invece come lavorare in esportazione. Andiamo a caricare un'altra immagine. Qui abbiamo alcune opzioni, possiamo aggiungere alla coda di rendering, possiamo creare delle impostazioni predefinite. Qui possiamo andare a variare le impostazioni, aumentiamo il bitrate di uscita, anche se lui riconosceva il bitrate iniziale, ma per farvi vedere che è possibile anche modificarlo. Possiamo esportare in ProRes, possiamo decidere se esportare o no l'audio. In questo caso andiamo a esportare in H265 perché non abbiamo bisogno di fare una grossa lavorazione sui file. E esportiamo.
l'esportazione, come avete visto, è piuttosto rapida. Ovviamente se abbiamo dei file più lunghi, come quelli ad esempio di un long range registrato con un drone, cosa che tra l'altro vedrete nelle prossime puntate del canale, ovviamente avremo bisogno di molto più tempo. Adesso andrò a fare un veloce editing di queste clip che sono state stabilizzate, metterò una musica. Vi do una piccola informazione: queste immagini sono state girate con un profilo dedicato che simula il Cineton, che è un profilo che è stato inserito nelle ultime fotocamere Sony, ma che non c'è nella ZV-E10. Quindi ho seguito un tutorial che tra l'altro vi linko nella descrizione del canale, così potete andare anche voi a dare un'occhiata e creare il vostro profilo simil Cineton. Vi lascio a queste immagini, spero che questo video sia stato utile. Se avete delle domande lasciatele nei commenti e se volete video di questo tipo scrivetemelo. Ci vediamo alla prossima puntata.